abbiamo accolto con entusiasmo questo ritiro e il fatto che una società così blasonata abbia scelto Ronzone, questa perla nelle Dolomiti, per il proprio ritiro. Abbiamo sempre creduto nei ritiri, nelle società di calcio e di altri sport, infatti l'amministrazione ha sempre investito tanto sugli impianti, è un piacere accogliere il Palermo e con questo interesse anche che c'è riguardo alla società. E diciamo che un po' è anche un abbraccio fra nord e sud, giusto? Noi siamo praticamente al confine del Trentino con l'Alto Adige, per cui con la Sicilia, che c'è questo abbraccio proprio simbolico che ci unisce e siamo molto felici appunto di avere una città importante, una città così grande come Palermo qui a Ronzone. La contentezza innanzitutto di poter ospitare una squadra così importante, frutto anche di una notevole società che lavora molto bene all'interno di tutto questo contesto sportivo. Una valle che abbraccia la squadra del Palermo, ma che abbraccerà sicuramente anche le tante persone tifosi che vorranno raggiungere Ronzone in questi giorni in cui il Comune ospiterà questa bellissima squadra. Voglio anche esprimere un ringraziamento al Comune di Ronzone perché ha fatto un ottimo lavoro, un lavoro che dà frutto e spalmerà anche quello che è la notevole presenza di questi giorni in valle anche sull'intero territorio, quindi un valore aggiunto che si arricchirà non solo di una squadra importante ma anche delle tante persone che verranno in visita alla valle. E guardatevi intorno, la cornice che abbiamo splendida e l'offerta non solo paesaggistica ma anche di accoglienza che la Val di Non saprà offrire e dare alle persone che verranno ospitate qui e che seguiranno la squadra del Palermo.